Hola, io sono Pita e benvenuti in questo nuovo mod showcase. Oggi andremo a vedere una mod che si chiama Zombie Ladder Mod. Questa mod aggiunge la possibilità di ottenere tramite la carne marcia degli zombie, la Rotten Flesh, la pelle che otteniamo uccidendo le mucche o i cavalli. Bene, come fare? Questa mod aggiunge due ricette di crafting. La prima, per craftare la Purification Powder, basterà mettere nella crafting table, nella disposizione che vogliamo, un lapislazzolo, una bone meal e uno zucchero per ottenere 3 purification powder. Benissimo, la seconda recipe servirà per craftare il nostro martello. Si crafterà con un bastoncino e un iron bar, un ingotto di ferro. Una volta craftato, potremo mettere la rotten flesh insieme alla purification powder. Per ogni rotten flesh e ogni purification powder otterremo una rotten flesh purificata. Adesso mettiamo la rotten flesh purificata insieme al nostro martello. Ogni martello avrà 64 usi, quindi noi avendone 4 avremo ancora 60 usi su 64. Quindi prendendo uno stack di rotten flesh si consumerà il nostro martello. Come vedete, questa rotten flesh è purified and flattened. Adesso ci basterà metterla nella fornace. Per ottenere una bellissimissima pelle. Yeah! Direi che per questo modo sia tutto. Allora ricapitoliamo: ci basterà craftare una purification powder, metterla insieme alla rotten flesh per ottenere una rotten flesh purified, e mettere la rotten flesh purified insieme al martello per ottenere la rotten flesh purified and flattened. A questo punto ci basterà semplicemente mettere la purified and flattened nella fornace per ottenere la pelle. Questa mod è abbastanza utile perché ci permette di ottenere la pelle anche senza avere per forza un allevamento di mucche. Quindi se abitiamo tipo nel deserto, dove è difficile trovare le mucche, non ci toccherà viaggiare per avere della pelle. Infatti gli zombie si trovano un po' ovunque di notte. Oh, sono caduto, lol. Comunque, direi che per la mod è tutto. Piccolina, ma che merita. Passiamo all'installazione. Benissimo, per installare questa mod ci servirà questa cartella, Zombie Ladder Mod 1. E come ottenerla? Basterà andare nel link che vi lascio nella descrizione, scendere fino a che non troverete 4.1.6.2 e scaricare dal primo o dal secondo link. A questo punto, scaricata una volta, ci toccherà avere Forge. Questa mod infatti necessita di Forge. Per installarlo basterà scaricare l'installer e se non riuscite a installarlo seguite il tutorial che trovate nella descrizione. Benissimo, una volta scaricata la cartella e installata Forge, dovremo cercare la directory di Minecraft. Per Windows andiamo in Start e scriviamo nella casella di testo %update%. A quel punto clicchiamo su punto Minecraft. Adesso per Mac andiamo su Utente, Libreria, Application Support, Minecraft. Benissimo, adesso il procedimento è uguale per tutti e due. Andiamo su Mods e dopo aver inserito Forge inseriamo la cartella nella nostra cartella Mods. Facile, no? Benissimo, la mod sarà installata una volta che avvieremo il gioco. Vedremo che sarà installata. Infatti adesso, una volta avviato il gioco, possiamo notare che tra le mod caricate ci sarà anche la Zombie Ladder. Benissimo, credo che per questo video sia tutto. Se il video vi è servito vi invito a iscrivervi, lasciare un mi piace o commentare. E da Pita è tutto. Bella.